Buongiorno, allora ieri sera ho dormito a Acqua Sparta, questa mattina ho fatto carico e scarico, spesa e adesso sono a Deruta, che ho visto che c'è un santuario particolare dove praticamente ci sono tutti gli ex voto dei fedeli in ceramica, perché Deruta è famosa per le ceramiche. E adesso vediamo, questo dovrebbe essere il santuario. Questa è l'origine, la quercia su cui era stato deposto. Immagine. Oggi fa proprio caldo, sono a Brufa, nel nulla umbro, un paesino molto piccolino, dove hanno messo delle installazioni artistiche moderne. C'è proprio un parco e poi sono sparse anche nel paese. La vista è molto bella. Le opere ovviamente deve piacere l'arte moderna, però è da apprezzare che queste piccole amministrazioni comunali mettono queste iniziative per incrementare la venuta dei turisti, anche perché se no qua non credo ci venga molta gente. Questa scultura è definita l'Uomo di Brufa. È un monumento alla tradizione contadina e al lavoro che nobilita l'uomo. Il contadino che torna dai campi è una figura sacrale, celebra il ritorno alla casa del padre. Il corpo è interamente coperto da un ampio mantello, il volto severo e dignitoso guarda verso il borgo. L'uomo ha in mano la vanga, strumento del suo lavoro, ai suoi piedi è accovacciato un cane, simbolo di fedeltà all'uomo e alla terra. Qua si vede il cane. Questa si chiama la Porta di Dionisio.
Questo è intitolato Il grande segno, una sorta di totem. Mi sembra una sorta di anfiteatro. Anche questa è un'opera che celebra la cultura contadina, diciamo l'ulivo protetto da questi muretti. Questo vorrebbe rappresentare l'origine della vita. Vabbè, giretto fatto, se uno è da queste parti è simpatico da vedere, certo venirci apposta magari no. E adesso proseguo e vado in un parcheggio e domani vado a vedere un eremo che non mi ricordo come si chiama, ve lo dico domani. Ciao, buongiorno, sono sotto pale e sto andando all'eremo di Santa Maria di Giacoppe e poi dopo vado alle cascate del Menotri. Ho dormito nel parcheggio insieme a un altro camper tranquillo e adesso si sale. Quella lì è pale, il sentiero è ad anello, quindi si può partire sia da Pale che da questo parcheggio. Ecco il bivio per l'eremo, di là si va verso Pale. Qua iniziano i gradini. Si sale. E me l'ero neanche accorta che siamo, che sono arrivata. Allora, sono stata fortunata perché è arrivata poco dopo di me la guida per un gruppo, ma il gruppo ancora non era arrivato, quindi ho fatto la visita in solitaria e veramente interessante. Praticamente questo eremo è stato costruito dai Benedettini e consacrato nel 1295 circa. E Santa Maria di Giacobbe sarebbe una delle tre Marie
e hanno scoperto il sepolcro aperto, quindi ovviamente hanno dato la notizia della risurrezione di Cristo. E molto interessante, ci sono numerosi dipinti, tra cui del 1300, ed è stato costruito praticamente all'interno di una grotta. Non immagina come ne siano arrivati fino a quassù a portare il materiale, perché ovviamente prima non è che esisteva questo sentiero, queste scale. E poi fino al 1950 circa c'era un laico, un certo Luigi, che viveva qui come eremita e gestiva l'eremo, facendosi aiutare dagli abitanti di Pale. E infatti oltre alla chiesetta c'è anche l'abitazione, molto umile. C'era la sua stanza, che adesso contiene tutti gli ex voto, e c'era una piccola cucina dove c'era un camino con cui si scaldava e un essiccatoio con cui essiccava la carne per vivere, insomma. Veramente bello. Ci sono queste croci perché fanno la Via Crucis di notte, cioè molto bella. Infatti ho visto delle foto belle. Allora, adesso sto andando verso Pale, praticamente percorso ad anello. Prima sono salita su all'eremo, adesso proseguo verso Pale, faccio un giretto a Pale e riscendo per le cascate, ritornando al parcheggio dell'Antolina, si dovrebbe chiamare. E vabbè, il pezzo più difficile è quello che va verso l'eremo, ma fatto in orario quando non c'è il sole, la mattina presto è fattibile. Una bella rete per evitare massi in testa, ecco l'ingresso di Pale. Si sente già l'acqua delle cascate. Ecco qua, fatto tutto il giro, e risbuchiamo al parcheggio.